Andando a sbirciare gli allenamenti in casa Florence dopo la vittoria in trasferta contro la capolista Ofaningo, ci sarebbe da aspettarsi di trovare una squadra in preda all'entusiasmo. Al Palabonomi invece regnano serenità e concentrazione, a dimostrazione che il gruppo non si accontenta e dopo aver raggiunto il terzo posto in classifica è determinato a vincere anche sabato contro Palau per andare ancora più in alto. Palau è una squadra molto esperta, con giocatrici che hanno affrontato anche categorie superiori, quindi non sono assolutamente da sottovalutare. Noi studieremo bene le loro mosse, cercheremo di metterle subito in difficoltà con il servizio, visto che comunque siamo in casa nostra e loro affronteranno anche un lungo viaggio. La partita di Ofaningo con le Ducali, che hanno vinto 3-1 dopo aver perso il primo set, è comunque ancora un'immagine ben salda nella mente delle giocatrici, che hanno dimostrato tutto il loro valore. È stata una partita molto emozionante, molto difficile, siamo partite molto contratte. Loro hanno dimostrato subito il loro gioco e noi abbiamo subito tanto il primo set. Poi ci siamo guardate tutte in faccia e abbiamo detto: qui c'è da reagire, e così è stato. È stata una bella reazione, soprattutto perché anche le altre squadre non sono andate bene di alta classifica, e quindi abbiamo avuto un'occasione in più e non potevamo perderla e buttarla via, e quindi siamo state molto brave a reagire e a portarci a casa questi 3 punti importantissimi. È stata una partita emozionante, ci abbiamo messo tantissimo cuore, ci credevamo un sacco in questa vittoria, e dopo il primo set è andato un po' male, siamo riusciti a recuperare subito e a portarcela a casa. Claudia Crotti ha seguito gran parte della partita dalla panchina a causa di un infortunio muscolare che continua a tormentarla. Le sue condizioni sono ancora precarie, anche se negli ultimi giorni si sono visti segnali positivi. No, stiamo recuperando e ci sono dei miglioramenti, vedremo di rientrare il più presto possibile. La gara casalinga di sabato contro Palau si giocherà in anticipo alle ore 16 per permettere alle sarde di prendere l'aereo che le riporterà sull'isola. Le avversarie si presentano a Vigevano al 7° posto in classifica, ma in testa ci sono 7 squadre in 4 punti e in questa bagara conterà ogni singolo set. Eh sì, adesso non bisogna sbagliare niente, perché come si vede dalla classifica, appena si sbaglia una gara rischi dalla terza posizione di ritrovarti in 6ª, 7ª, quindi dobbiamo essere concentrate e dare tutto, cercare di vincere più partite possibili, rimanendoli in vetta.